al via la prima etichetta alimentare della sostenibilità, Positive Food. Che cos'è? Positive Food è un'etichetta che volontaria, un'etichettatura volontaria che incorpora le diverse componenti della qualità alimentare. Quindi da un lato agli aspetti nutrizionali che però vengono combinati con quelli ambientali, quelli legati alle persone che lavorano alla produzione e alla filiera, al territorio. In qualche modo l'indice molto sintetico, facile, che varia da 0 a 5, dove ovviamente 5 è il valore massimo. Quindi quello che rispecchia i livelli qualitativi più alti, è la media dei 4 valori, delle 4 dimensioni precedentemente indicate. Ecco, infatti la caratteristica di questa etichetta è che mentre fino ad oggi noi siamo abituati a leggere sulla confezione del latte piuttosto che dello yogurt che cosa contiene, il valore nutrizionale, le calorie eccetera, qui troviamo altri 4 indicatori. Tre indicatori che si aggiungono ai nutrienti. Esattamente. Quali sono? Allora, ci sono gli elementi di carattere ambientale, che sono ovviamente estremamente importanti, perché in funzione delle scelte strategiche dell'azienda, dal punto di vista di come produrre, la scelta del packaging, oppure le energie che vengono utilizzate nella produzione, ovviamente si possono avere delle performance molto diverse. Questa è studiata secondo il principio del life cycle assessment, che è un meccanismo ormai molto diffuso e molto condiviso. Poi ci sono gli aspetti legati alle persone e quelli legati alla filiera. Anche in questo caso l'azienda, il consorzio, la cooperativa, insomma il soggetto titolare della produzione può, attraverso delle strategie, delle politiche aziendali legate all'inclusione, al genere, alla fornitura di prodotti locali e così via, migliorare le sue performance. L'altro aspetto è la filiera, un altro indice. Che cosa significa? Allora, la filiera è importantissima perché nel settore agroalimentare chiaramente noi abbiamo una filiera che va, diciamo, come oggi è molto diffuso, from farm to fork, cioè dalla produzione agricola fino al consumatore. In questo senso, quindi, noi vogliamo incorporare in questa etichetta le strategie e le politiche che si possono mettere in atto per rendere la filiera sempre più sostenibile dal lato della produzione, dell'inclusione e del territorio. Il terzo indice che voi prendete in considerazione per questa etichettatura riguarda le persone ed è una cosa piuttosto curiosa. Ci spiega in che senso? I prodotti alimentari sono fatti dalle persone, le persone che rientrano all'interno della produzione e quindi quanto noi andiamo a misurare con questo indice tutte le politiche che favoriscono le persone coinvolte nella produzione a vario titolo. In questa prima fase voi vi siete concentrati sui prodotti lattiero-caseari, quindi vorrei proprio un esempio concreto. Io che cosa mi devo immaginare? Prendiamo, non so, un prodotto, un formaggio. L'etichetta Positive Food, che cosa troverei scritto? Allora, le faccio l'esempio del latte parzialmente scremato, che è quello su cui abbiamo lavorato. Il latte parzialmente, innanzitutto l'abbiamo scelto perché è un alimento di base, molto diffuso nei consumi delle famiglie italiane e fa parte, diciamo, dal punto di vista alimentare, proprio è l'elemento base della colazione tipica italiana e quindi che è il pasto ritenuto, diciamo, il pasto più importante della giornata. Su questo abbiamo fatto delle simulazioni, quindi se dal lato nutrizionale il latte parzialmente scremato ovviamente ha sempre lo stesso valore indipendentemente da chi lo produce, quello che siamo andati a simulare sono delle scelte aziendali, per esempio sull'ambiente, la scelta di un packaging che sia riciclabile, oppure la scelta di una produzione biologica al posto di quella convenzionale migliorano le performance ambientali. Dall'altro lato, quello della filiera, per esempio, il fatto che l'azienda che trasforma il prodotto si rifornisca dal territorio ovviamente aumenta la sostenibilità dal punto di vista della filiera, così come delle politiche legate all'inclusione, al genere, sono fondamentali per migliorare le performance dal lato della persona. Positive Food, una nuova etichettatura per la sostenibilità. Come mai questo progetto? Qual è l'obiettivo?
Il contesto normativo che parte dal regolamento del 2011 è un contesto normativo che ha visto nascere una serie di informazioni per i consumatori meramente nutrizionali, naturale, quella certo. È ciò che voleva la normativa europea. Con il Green Deal europeo abbiamo un cambio di passo. Il legislatore europeo vuole ridurre l'impronta ambientale e climatica dei nostri sistemi alimentari. Ha promesso entro la fine 2023, probabilmente si andrà nel 2024, una normativa per rendere i sistemi alimentari sostenibili. Ora, all'interno delle strategie del Green Deal europeo, la strategia dal produttore al consumatore propone un'etichetta di sostenibilità, cioè che valuti non solo il profilo nutrizionale, ma anche il profilo sociale, il profilo ambientale e profilo economico dei prodotti. Da questo punto di vista, quindi, Positive Food coglie e anticipa quello che sarà il provvedimento normativo che noi ci attenderemo nell'arco di un anno. A livello europeo, ok. E quindi, diciamo, voi vi aspettate che con questa etichettatura, oppure auspicate, che il consumatore faccia le proprie scelte di cosa mettere nel carrello, non guardando soltanto alle calorie e a cosa contiene, ma anche alla visione di sostenibilità che ha lui del nostro pianeta. Mi spiego, la normativa attuale, che è quella che mi consente di informare solo circa il profilo nutrizionale, quindi benessere e salute del singolo consumatore, io la vedo molto individualistica, quasi egoistica, mentre invece una visione ad ampio respiro, cioè di sostenibilità, è molto altruistica, ma è altruistica senz'altro per il consumatore, perché quindi potrà fare una scelta ponderata, consapevole, sulla base delle ricadute in termini di sostenibilità del prodotto acquistato, ma anche per l'imprenditore del settore agroalimentare, perché così comprenderà quali sono quei miglioramenti che assicurano ai suoi prodotti quella appetibilità, creando veramente un circolo virtuoso. Certo. Allora, oggi la presentate qui al Foro Italico a Roma, e dopodiché cosa ci aspettiamo, cosa vi aspettate, cioè che cosa potrebbe succedere? Allora, da un punto di vista della nostra iniziativa, senz'altro una validazione su tutto il territorio nazionale e su quasi tutte le filiere agroalimentari italiane. Però io auspico una visione un po' più ampia, oltre i nostri confini, per suggerire a Bruxelles che effettivamente nell'ambito di questa nuova visione dell'informazione al consumatore non ci si debba più limitare esclusivamente al profilo nutrizionale, ma bisogna fornire un'indicazione chiara della sostenibilità del prodotto. E quindi anche quando i nostri rappresentanti faranno valere a Bruxelles quel tipo di diciamo così, informazione, assicureranno alle nostre filiere non più quei detrimenti che arrivano dagli attuali etichette che sono proposte di etichette, certo, ovviamente, che sono esclusivamente nutrizionali, ma una visione più completa, multidimensionale, che assicurerà senz'altro dei benefici. Ok, ci sono già delle aziende interessate? Beh, questa è una domanda a cui non posso rispondere. Vabbè, senza dire quali, ma sì, c'è sì, nell'ambito del... Sì. Ok, quindi sì, diciamo auspicabilmente nei prossimi... Nei prossimi mesi. Entro la fine dell'anno potremo vedere... Vedremo sui prodotti l'etichetta Positive Food. Senz'altro. Ottimo. Allora, grazie e in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie.